ditemi voi se c'è da capirci qualcosa. Sembra quasi che un video lo pubblico d'inverno e uno d'estate. Infatti nei precedenti video era abbastanza freschino, mentre oggi veramente sembra estate piena. C'è oltre 20 gradi e si sta d'incanto. Io infatti sono uscito per farmi la mia giratina abituale perché voglio tenere in allenamento le gambe, perché tra qualche giorno dovremo passare in zona gialla e potremmo uscire da questi benedetti comuni e io finalmente potrò intraprendere i miei cammini, i miei sentieri, i miei trekking, quelli che avevo già programmato. Avevo pianificato alcuni, non voglio spoilerare niente, eh. Poi chiaramente fra qualche giorno, se mi seguite anche su Instagram, troverete le foto e da lì capirete che c'è già un video che sta per nascere. E io mi trovo qua in una zona molto bella, ma bella, perché in pratica mi trovo dietro la nuova caserma dei Vigili del Fuoco e come potete vedere qua sotto c'è svariati sentieri e anche pulita l'erba. Come potete vedere già da quella casa abbandonata, cioè se si segue tutta questa strada qui continua, andrà a finire di fianco alla caserma, oppure dietro la casa, subito dopo la casa c'è la strada che continua e va sullo stradone. Che poi sullo stradone ci si arriva anche camminando qui. A volte mi chiedo, con il numero iscritti non capisco come mai ancora le visualizzazioni non salgano. Lo so bene anch'io che per avere un numero alto di visualizzazioni bisogna avere anche un buon numero di iscritti. Magari quello che pubblico io non tutti sono interessati alla visione, quindi magari lasciano fare, non lo so, non saprei proprio che dire. Infatti anche uno di voi mi chiedeva su un commento che gli piacevano i miei video e si domandava come mai non avessi più visualizzazioni. E boh, non lo so. È chiaro che poi col fatto anche di questo maledetto virus che è arrivato e tutto si è fermato. Prima potevamo andare tranquillamente fuori comune, se avevamo voglia di fare un tratto di Francigena si poteva fare. Ora è tutto un casino perché devi stare, almeno io che sono in zona arancione, devo stare nell'arco del mio comune, a meno che esco con l'autocertificazione per via di lavoro, allora uno lo può anche fare, altrimenti deve aspettare il momento che arriverà gialla e a quel punto lì uno si sposta e se vuol fare qualche video lo può fare tranquillamente. Ho fatto partire la Mi Band, almeno vedo anche quanti chilometri oggi svolgerò, non ne farò molti, ho in mente quasi di arrivare in fondo, tornare indietro e prendere la strada dietro la casa abbandonata e proseguire per vedere di fare una strada diversa. Da questa parte qui hanno tutti murato, anche belle case, quindi potrebbero murarle anche qui, non so se questa zona di terreno è murativa o meno. A me viene il dubbio che poi d'estate, essendo che qua c'è questo fiume, possa essere invaso dalle zanzare, non lo so, bisognerebbe forse dopo nel giardino dare il trattamento. Ho fatto una bella camminata, diciamo. Quando si chiacchiera non te ne rendi neanche conto, però sono a 1 chilometro. Mi
sarebbe piaciuto scendere giù di qua, perché là vedo un sottopassaggio che sinceramente non ho idea di dove vada. Però non c'è modo di scendere. Ci sono i pruni. Che tempi quando ci passavo in bicicletta da bimbetto, insieme a un amico, c'è certe girate. Poi sai, quando siamo bambini si cerca di imitare i nostri telefilm preferiti. Allora, ho fatto il retrofront, torno indietro, rivado verso la casa, quella abbandonata, perché alle mie spalle sì, era arrivato in fondo, dovevo attraversare la strada, potevo anche proseguire, andavo a finire in fondo alla strada, dove poi ho fatto anche altri video, però oggi voglio cambiare, voglio arrivare alla casa e poi scendere giù, passare di fianco alla casa e andare verso la caserma dei Vigili del Fuoco. E poi da lì farò il giro tranquillo. Ma che bella giornata che è oggi. Qualche nuvola c'è in cielo, però l'aria è veramente caldina. Si sentono i 20 gradi tutti. Bello, bello. Sono contento che stiamo ritornando alle belle stagioni, perché così riprenderemo a fare i nostri trekking e non faremo sempre i soliti video che magari possono anche un po' annoiare, però purtroppo questi sono video che è come se fossimo insieme a camminare e magari mentre si cammina si fa due chiacchiere, perché tanto di meglio non si può fare, l'ho sempre detto, fino a che non si potrà uscire. Ora mancano pochi giorni, 3-4 giorni e saremo in zona gialla. Il tempo di organizzarmi per bene e poi inizierò col primo. Il primo trekking è veramente devastante, nel senso che avrai, sarò sempre distratto dalle mille cose da fotografare, da riprendere, perché è una cosa bella. Però non vi voglio dire niente. Sarà una cosa... per me è bella, perché quando l'ho vista su YouTube che l'hanno fatta altri youtuber, ho detto subito bello, 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 meno male che è anche vicino, quindi lo voglio fare il prima possibile. Eccoci qua, non so se si può scendere anche di qua oppure vediamo un po'. Sì, però mi piaceva passare di là, perché la volta scorsa ho letto che c'era scritto percorso, un affare del genere, voglio vedere meglio. Ragazzi, ci sono pesci qui dentro e anche belli grossotti. Non so se li riuscite a vedere, ma ho dei dubbi. Saranno 10 centimetri. Non ci speravo più. Di qua non ci passo davvero, guarda in mota. Taglio. Qui c'è scritto percorso, ma io passo di qua. Se no succede che sprofondo nella melma. Guardate che roba. No, no, non era fattibile passare di lì. Scritto percorso, ma non si capisce dove continui questo percorso.
perché potrebbe anche continuare di qua, ma ce lo volete mettere un cartello? Che qui finisce subito la strada. Non so quanto mi potrete sentire perché tira un po' di venticello. Anche qui ci venivo da bimbetto, ci feci una capanna. Allora, eccoci giunti sulla strada e qui finisce anche il mio play di oggi. Spero che vi ho tenuto compagnia e appuntamento al prossimo video.